Salve a tutti, sono Salvatore e faccio parte di Mara, un'associazione di promozione sociale che si occupa di supportare pazienti affetti da patologie multisistemiche e multifattoriali, molte non ancora riconosciute dal nostro sistema sanitario, nonostante i numerosi appelli rivolti negli anni da parte di tante associazioni. Seguiamo pazienti affetti da neuroborreliosi tardiva grave, una patologia riconosciuta dal nostro sistema sanitario nazionale, ma nonostante ciò mancano clinici capaci di prenderli in carico e assisterli. La situazione è talmente grave che è intervenuta anche la Commissione europea, chiedendo ai medici di intervenire somministrando test nuovi come l'LTT test, ed evitare così lo stallo terapeutico. Se ci fosse tra voi qualche referente dei centri Lyme che è disponibile ad ascoltarci, contattateci. Riguardo la encefalomielite miagica, è una patologia neurologica, endocrina, immunitaria e metabolica invalidante che non è diagnosticata in Italia. Al suo posto viene effettuata una diagnosi differenziale ad esclusione denominata CFS, che come sappiamo dovrebbe essere inclusa già nel percorso diagnostico, come del resto avviene nei paesi dove è riconosciuta. Per questo motivo stiamo cercando in un ospedale o ospedale universitario un immunologo o neuroimmunologo da aggiornare scientificamente per fornire così una diagnosi certa e scientifica. Facciamo appello anche ai centri post-Covid-19. Ci domandiamo il perché un paziente che continua a sentirsi male dopo il Covid può essere preso in carico e un paziente che continua da anni a sentirsi male dopo un'altra infezione virale non può esserlo. Alla fine, i meccanismi di disregolazione immunitaria che colpiscono questi pazienti sono gli stessi e associazioni, medici delle associazioni e clinici dovrebbero poter comunicare, ascoltarsi, confrontarsi e collaborare per un bene comune. Anche in questo caso, se ci fosse qualche medico dei centri post-Covid che è disponibile ad ascoltarci, ci contatti. Riguardo la sensibilità chimica multipla, anch'essa non è riconosciuta dal nostro sistema sanitario nazionale e la diagnosi emessa dall'unico centro pubblico non ha un'impostazione scientifica e, a differenza di ciò che avviene all'estero, di approcci terapeutici non se ne parla. La fibromialgia è una patologia che ormai tutti i reumatologi conoscono e viene considerata una patologia reumatologica. Ma sovente i pazienti accusano anche tutta una serie di sintomi neurologici e neurocognitivi, e per questo motivo anche in Italia dovrebbe avvenire una revisione delle attuali linee guida, prendendo spunto, anzi, prendendo come riferimento quelle canadesi. In Italia inoltre manca un centro per la diagnosi differenziale dei casi complessi, non di origine genetica, e ad oggi c'è una popolazione di persone senza diagnosi certe o scientifiche. Da parte nostra, con l'aiuto di medici e personale di laboratorio, abbiamo stilato un elenco di esami per la diagnosi differenziale di primo livello, scaricabile dal nostro sito e a disposizione per gli addetti ai lavori. Inoltre ci sono i questionari, linee guida scientifiche raccolte della revisione bibliografica per la ME e l'MCS e tutto il materiale scientifico scaricabile per le diverse patologie. I pazienti hanno bisogno di poter ricercare le cause e concause delle loro patologie, come indicato nelle linee guida scientifiche. Quindi la nostra idea è quella di canalizzare fondi in struttura pubblica per l'inserimento di biomarcatori su cui fare ricerca scientifica e far introdurre approcci terapeutici per migliorare la condizione di salute dei pazienti. Abbiamo deciso di aprire un canale comunicativo su questa pagina per chi ci segue,
A breve inizieremo qui o sulla nostra pagina YouTube dei webinar scientifici brevi e in diretta con diversi specialisti che hanno aderito al progetto Collaborare in Rete, che è un progetto che consente ai pazienti di avere consulenze anche telematiche con specialisti diversi che poi comunicano fra loro per la risoluzione del medesimo caso complesso. Ovviamente questa è una soluzione momentanea, i pazienti necessitano di essere presi in carico da una struttura pubblica che faccia diagnosi differenziale complessa non genetica e analisi utili per la ricerca di trigger eziologici, una diagnosi certa di approcci terapeutici per migliorare la condizione di salute. Purtroppo la mancanza di conoscenza da parte dei medici rispetto a queste patologie è la prima problematica e porta alla mancata diagnosi o ad una diagnosi tardiva o a diagnosi poco scientifiche. Tra le prime cose che da anni ci segnalano i pazienti che ci contattano è l'assurdo mobbing che i familiari fanno non comprendendo i loro sintomi. La mancanza di comprensione e aiuto durante una malattia, qualsiasi essa sia, ma soprattutto in quelle dove le istituzioni sono assenti e sorde all'appello di riconoscimento, è intollerabile. E siamo a fianco ai pazienti da anni per questo motivo. Il paziente deve poter essere assistito e curato, e il sistema sanitario e le persone che gli ruotano intorno devono prendersi cura di lui. Perciò, se ci sono persone, familiari e amici interessati al volontariato nell'associazione, scriveteci a infoassociazionemara@gmail.com o contattateci al 320-039-3612. Vi ricordo che parliamo di pazienti gravi, malati che dal punto di vista medico sono stati paragonati a quelli nello stadio terminale di cancro e HIV, con la differenza che questi pazienti agonizzano tutta una vita e più delle volte rimangono abbandonati a se stessi. Se sei uno specialista privato o pubblico o un ricercatore interessato alle patologie sopra descritte, contattaci. Con questo non mi resta che invitarvi al prossimo webinar che verrà segnalato anticipatamente su questa pagina Facebook, nel gruppo WhatsApp Mara e agli iscritti di Mara Apps tramite email list. Alla prossima!